Let's get it, guys, e benvenuti a questo video, un video speciale per voi. Ve l'avevo detto che ora avrei cominciato a fare un pochino di video speciali per i 200.000 che non sono riuscito a farlo. Ci sarà anche quello dei 300.000, ce ne sarà ancora uno più speciale per i 400.000. Questo video l'ho voluto fare assieme a Marza, una persona che mi ha supportato tantissimo nella mia ascesa di Twitch e ora diciamo anche di YouTube. Allo stesso tempo sul suo canale c'è un altro video assieme a me dove stiamo provando a giocare sul 77 pollici che ho di là in salone. Non è finita per niente bene, quindi se volete andatela a vedere. Mi ha fatto veramente piacere vedere questo video, cioè fare questo video e anche vedere, perché vi spiego. Io non ho visto le risposte di Marza. Io non so le risposte di Marza. E proprio per questo mi andrò a gustare questo video come ve lo gusterete voi. Perché voglio tantissimo bene a Marza come amico, come persona, e voglio vedere le risposte che ha dato, sono curioso. Quindi divertitevi con questo video, sono contentissimo, spero che vi piaccia il fatto che sto provando a fare cose diverse. Io vi ringrazio tantissimo per tutto il supporto che mi avete dimostrato fino ad ora. Stiamo andando ora per i 400.000, preparatevi per il video dei 300.000 e poi quello dei 400.000. Let's get it, guys, godetevi il video. Nome: Giorgio. Francesco. Nickname: Power. Marza, The Real Marza, By Marza, il ninja di Bari, maestro, il faker di Bari, poi lo scegliete voi. Età: 22, Paolo 25. Gallone. Da quanto tempo vi conoscete? Diciamo dalla season 4 di Fortnite. Penso 6 mesi, però in realtà è più bravo lui con le date, io non so buono, cioè non so neanche in realtà quando sono nato praticamente. Professione: allora, qui è lunga da dire. Playboy, milionario, filantropo, attore, cyberdivo e giocatore professionista. Lo youtuber, se si può definire tale, lo youtuber. Elenca tre pregi della tua piattaforma. Bella community, paga bene, Twitch si prende cura dei suoi partner. C'è più gente, perché c'è più gente su YouTube. È più facile emergere, per quanto in realtà non lo sia neanche così tanto, però in confronto a Twitch, che lui credo sia là o qua, non lo so ancora, però è più facile di Twitch. E terzo, non lo so, forse mi piace editare i video, quindi mi piace poterli montare e far uscire quello che mi piace a me. La cosa peggiore che hai fatto sul web? Mi sono truccato da donna per i 600 sub e ho dovuto parlare con un accento da battona dell'est. Qua ce ne sono tante, perché poi le avete viste anche, ma non mi scorderò mai un video di FIFA, del FUT Champions, in cui ho strippato in una maniera incredibile e poi mi sono accorto di aver dietro la tapparella aperta con la finestra, mi affaccio per chiuderla, perché nei video poi la chiudo, e c'era un bambino di 3-4 anni con il padre scandalizzato sopra che guardava fisso la finestra. Sono sentito abbastanza una merda. Il tuo streamer preferito? Soda Poppin. Il mio streamer preferito? Questa è una bella domanda, però penso Ninja. Il tuo youtuber preferito? Questa è complicata. Questa è molto complicata, però credo... non lo so. Prima che Yesai, adesso un po' l'ho perso. I Dude Perfect li adoro. Ciccio Gamer. Quale odi di più? Zano. Ice Poseidon. Troppo eccessivo e si fa del male fisico durante le sue streaming o video. Allora insulta Gabbo. Gabbo è un gran pezzo di merda. Spero vivamente che non ti cresca mai la barba come la mia. Gabbo assomiglia ai tuoi carlini che non riescono a respirare e tossire. Cosa ti appaga di più del tuo lavoro? Del mio lavoro? Il fatto che la gente mi segua. C'è tanta gente che mi segue, che mi fa vedere che mi vuole bene, e questo è il motivo per cui lo faccio. Il contatto con le persone e riuscire a trasmettere i valori che ho imparato io attraverso il giocare videogiochi e competere. Un difetto dell'altro? Il perfezionismo. È veramente perfetto nelle cose che fa, deve essere tutto pushato al limite. Può essere un pregio o un difetto, quello dipende da voi. Per me è un difetto perché non si dà respiro. Troppo buono. Un pregio dell'altro? Le mani. Troppo buono. Cosa ruberesti all'altro? Le mani. La barba. Dove sei nato? Bari. Roma. Imita il dialetto dell'altro. Aghicco, ma che vuoi? Ma che c'hai? Uè, Dremun, ma che si scema? Forse era napoletano questo.
Il tuo punto debole? Il mio tallone da killer. Il mio tallone da killer è complicato. Penso il fatto che io me la prendo un po' troppo per i commenti che ricevo. Dovrei fregarmene un po' di più. Il mio tallone da killer. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è star bene, arrivare a 30 anni con un bel amount di soldi e vivere una bella vita. Ma non credo. Volevo fare l'astronauta, non è stato possibile, e quindi ho deciso di voler diventare un professionista di videogiochi. Il mio sogno è vincere un major. Piatto preferito? Dipende dove sono, mi piace molto provare le cose dove vado. Adesso sono a Roma, quindi la carbonara. La gricia. Tette o culo? Tette, tipo tutta la vita. Culo. Cazzo o figa? Cazzo, bello nero venoso. Il cazzo è la figa del 2000, ragazzi. Bionde o more? More. Bionde, se no mi ammazzano. Occhi chiari o scuri? Chiarissimi. Occhi chiari, se no mi ammazza di nuovo la mia ragazza. Hai mai avuto una ragazza così? No. Sei fidanzato? No. Sì. Vivi da solo? No. No. Le tue passioni? Le mie passioni... Di base mi piaceva il calcio, ma faccio cagare. Mi piace giocare ai videogiochi e robe varie, ma faccio cagare, quindi mi diverto. La mia passione è divertirmi. Lo streetwear... l'architettura, il design e i videogiochi. Che squadra tifi? Sono milanista, per quanto io sia di Bari, ma comunque sono milanista. Milan. Colore preferito? Il nero, un po' triste, ma è il nero. Arancione, come i Fnatic. Viaggio dei tuoi sogni? New York, ce l'ho tatuato. Vorrei visitare il Giappone, la Nuova Zelanda e poi la patria dell'eSport, la Corea del Sud. Dove vorresti vivere? A New York. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Chi è il più casinista dei due? Io sono sicuro. Marza. Chi è il più ricco? Ti devo rispondere, lui di bel po'. Io. Chi è il più sexy? Io, che cazzo. Io. Chi è il più fanatico? Penso lui, anche se, diciamo, dipende dai giochi. Fnatic Roma, sto aspettando. Fnatic Power. Chi è il più forte a Fortnite? Io tutta la vita, ma proprio, cioè, schiaffeggia tutte le volte che vedete gli 1v1, sono regalati, mi paga. Il ninja di Bari. Ninja, ragazzi, è il giocatore più forte e famoso, quindi per forza lui. Quanto ti piace Fortnite? Parecchio, devo dire, quando vinco anche di più, perché se perdo cala un po'. Tanto, ho iniziato a giocare a Fortnite proprio perché mi aveva colpito e catturato, anche se avevo perso utenza per giocarci, però mi ci sono appassionato. Come miglioreresti il gioco? Ah, io sono un content creator e tendo a sottolineare questa cosa perché non sono un professionista come quello che ho da qualche parte qua attorno. Quindi a me piace divertirmi e vorrei che riescano a scindere le varie cose. Cioè, uno che si vuole divertire va su dei server in cui può divertirsi. Una persona che vuole lavorare su quel gioco fa un altro server, in modo tale che non si scontrano i due, se no è ovvio che uno domina l'altro. Cercherei di scindere la parte competitiva del gioco dalla parte, diciamo, per tutti, per chi gioca anche divertendosi, e cercherei di bilanciarlo sempre di più, perché attualmente stanno aggiungendo solo cose su cose. Console o PC? E perché? Io tipicamente preferisco la console perché gioco molto a FIFA, che è un gioco che è prevalentemente su console. Però su giochi tipo Fortnite il PC gli dà una spanna, più che altro perché hai molta più mobilità nelle movenze che fai, sei molto più veloce a fare determinate cose e soprattutto non vedi il gioco, soprattutto se hai la prima PlayStation come la mia, saprete benissimo, la PlayStation vola, prende tipo il jet privato e va a thumbnail, non vedi neanche la partita. Sul PC questo non succede, va a 200 fps e lo vedi molto fluido. PC Master Race, perché col PC ci puoi fare tutto, cioè pure il caffè è roba varia, con la console metti in disco, giochi, poi il gioco lagga, i frame sono bassi, la qualità video non è bella e tutte quelle cose. A quale gioco vorresti far giocare l'altro? FIFA, almeno gli rompo il culo. A World of Warcraft. Gli vorrei far fare World of Warcraft con i troll napoletani, si incastrerebbe. Un saluto a Marza, a Power e a tutti voi da Gianandrea di Orion. Bella Marzo! Figlio di puttana, non so dove stai, ma sei un coglione. Tu madre, sghiere. Bella a tutti ragazzi, spero vi sia piaciuto il video speciale col Marzone, che ringrazio. C'è problema. Grazie mille Marzo, che è venuto a trovarmi a Roma, tra l'altro per registrare questo speciale, pure per conoscerci ovviamente. Sì.
perché volevamo far vedere anche il nostro legame che si è creato tramite internet, perché io e te... Sì, che poi io l'ho sempre detto, ragazzi, se conoscete le persone su internet non è fittizio. Sì. Cioè è una cosa che poi quando ti vedi è come se in realtà già tu ti conosca quella persona. Perché comunque uno si deve comportare online dietro uno schermo col suo nickname come si comporta comunque nella vita reale. Si comporterebbe nella vita reale, perché molto spesso... Sì, molto spesso è il contrario. E niente ragazzi, spero vi sia piaciuto questo speciale. Io non sono solito fare questi video, ma volevo fare un video ringraziamento pure qualcosa di particolare, che io sono... Un'esclusiva per YouTube. Sì, perché io sono uno streamer, streamo su Twitch, quindi per me YouTube è un modo per far vedere i miei contenuti per chi non riesce a seguirmi, o anche per farmi conoscere su un'altra piattaforma. Poi il Marzone è stato un pozzo di scienza che mi ha aiutato con la sua professionalità, ormai dopo tutti questi anni che fa YouTube. Povero di soldi, ma ricco di esperienza. Onesto qui. E niente ragazzi, quindi noi siamo alla fine del video. Io spero vi siate divertiti e vi sia piaciuto, e ci becchiamo in live. Ciao!